Ciao ragazzi, benvenuti. Questo è l'unboxing del nuovo Asus MemoPad HD 7. Andiamo subito a vedere il tablet. Si apre al contrario la scatola. E diciamo che non abbiamo granché dal punto di vista del contenuto. Abbiamo il tablet, eccolo, poi lo andiamo a vedere. Abbiamo questo manuale utente con un certificato di garanzia dell'Asus, un classico cavo USB mini USB e un caricatore compatto Asus per caricare il tablet e nulla più. Questa è la confezione dell'Asus MemoPad HD7. Andiamo invece a parlare del dispositivo. Allora, il dispositivo è un dispositivo con Android Jelly Bean con un display HD da 7 pollici 1280x800 pixel. Presenta quindi una fotocamera frontale da 1,2 megapixel. Presenta sul lato superiore l'ingresso mini USB e il jack da 3,5. Nel lato sinistro, un po' più sotto, direi, abbiamo il tasto di accensione e bilanciere del volume, forse un po' scomoda questa posizione. Poi sotto non abbiamo nulla, liscio, e a sinistra abbiamo l'ingresso per la micro SD, anche se ha già al suo interno una memoria da 16 GB. Del lato posteriore abbiamo una fotocamera da 5 megapixel senza flash LED e lo speaker di sistema. Abbiamo poi un dispositivo che monta, quindi abbiamo detto un pannello HD, abbiamo detto una dimensione del dispositivo, non l'abbiamo detto, diciamo subito, abbiamo 196,8 mm per 120,6 per appunto 10,8 mm. Poi, cosa dire ancora? Direi che abbiamo detto praticamente un pochino tutto di questo dispositivo. E vediamo se abbiamo dimenticato qualcosa. Ah, ecco, sì, abbiamo. Ecco, ora ci stavo ragionando. Abbiamo dimenticato alcuni dettagli che possiamo subito darvi. Allora, il primo è il peso. Abbiamo dimenticato il peso è di 300 grammi. Poi abbiamo inoltre un dispositivo che ha un processore al suo interno quad-core con all'interno un gigabyte di RAM. E abbiamo inoltre varie colorazioni del dispositivo, quindi non solo la bianca come vedete qui, ma abbiamo anche le colorazioni rosa, gialle, se non ricordo male, e blu mi sembra, comunque varie colorazioni. E il prezzo attualmente di vendita è intorno ai 100, ai 150 euro. Bene, allora, detto questo, direi che è tutto per quanto riguarda il tablet e direi che già che ci siamo vorrei farvi vedere in anteprima, anche se in genere non lo facciamo mai, ma farvi vedere com'è lo schermo e devo dire che lo schermo mi ha particolarmente colpito, ben definito per essere un tablet. E lo stiamo testando. Naturalmente ci riserviamo qualche altro giorno per concludere i nostri test. Appena possibile, faremo subito la recensione e sarà pubblicata per questo dispositivo davvero molto interessante dell'Asus. Per tutto il resto, vi rimando al nostro sito provacellulari.it. Grazie a tutti, ciao!